Scusate, andiamo a vedere un attimo da più lontano. Sì, togliendo magari sta affare qua. E il teletrasporto possiamo poi nasconderlo da qualche altra parte, tipo possiamo metterlo qua dietro. Sai che ridere se arrivi di qua dietro con il teletrasporto? Che arrivi... Che non puoi arrivare perché c'è neve, ok, grazie. Che arrivi qua col teletrasporto e poi... Mi piace come cosa. Ce l'abbiamo i fake block. Fake si chiamavano. Non so, quei blocchi trasparenti per cui tu non ti vedi. Fake grass. Come si fa fake grass? Che sarebbe anche un'idea. Foglie e terra. Ma non è uno di quei blocchi trasparenti. Non credo. Chimney top stone. Chimney top sandstone. Chimney. C'è anche un chimney. Fancy fire. Ah. Di che mondo è questo? Fake fire, fancy fire. Flint and steel. Glowing embers. Questo ci sta un sacco per la casa invernale. Allora, io metterei una cosa qua. Vediamo, disturba tanto quel buco che c'è là accanto. Se non ci fosse questo, forse un po' meno, ecco. E qua ci manca tipo della snow là in mezzo. La mettiamo della snow qua. Ah no, là manca proprio un blocco. Qua gli mancava della snow. Ok. Ora mi pare meglio, ecco. Sì, ci sto, dai, arrivi là col teletrasporto così non è proprio invasivo. E poi forse potrei mettere delle finestre qua, forse si attaccherebbe un po' di più tipo a occhi della casa. Ci sono poi un sacco di buchi però in questa casa, non lo so. Delle finestre, però metterei delle finestre tipo del vetro colorato, ecco. Cioè, hanno del vetro colorato. Glass, cerchiamo glass. Perché non vorrei mettere quelle lampade luminose o... Streak free glass. Ah, è tipo uno di quelli trasparenti. Wooden framed glass. Ma non sembra neanche male alla fin fine, però... Boh, per ora lasciamo chiuso. Poi ci penso. Ma non avevo messo... Boh. No, era giusto, scemo che sono io. E la cobblestone che ci va qua, non il legno. Ma detto questo, esternamente ci sta. Ci sta. Allora adesso dobbiamo andare a lavorare all'interno. Come? Vabbè, innanzitutto facendo tipo un pavimento, una sorta di pavimento che possa essere... Vabbè, adesso lo mettiamo di cobblestone, poi magari si cambia, non lo so, ecco io. Vediamo un po' quali saranno le necessità di questo. Ah, c'era della gravel sospesa, lol. Quali saranno le necessità di questa abitazione? Allora, qua andiamo a togliere tutta la roba, tutta la parete che era qua messa in modo randomico. Non so a che punto finisce là, però. Credo qua. Sì, esatto. Quindi là non andiamo a distruggere, nel senso che... Lascerei... Cosa possiamo lasciare qua dietro? Lasciamo una vetrata. Una vetrata forse di quel vetro semifinto, cosa che diceva. Allora, sopra facciamo un tetto così. Sì, facciamo così il tetto. È un po' basso, ma ci sta. Poi io volevo mettere un sacco di cose qua dentro, ma non è che sarà poi così tanto grande alla fin fine. È giusto un piccolo spazio, eh. Ma perché se voglio mettere le luci là sopra ho bisogno di blocchi solidi. A meno che non mettessi una scaletta. Se metto una scaletta per il sottotetto, tipo soffitta. Che dite? Ci può stare, no? Questa me ne dà 3, 4, non so se mi basta. Vabbè, vediamo. Sì, credo di sì. No, non buttarle. Cosa hai fatto? Ci hai ucciso tutti quanti. Tipo soffitta. Vediamo un po' come... Sta. Sì, mi piace. È bassina, come soffitta. Però è una soffitta d'altronde. Cosa ti vuoi aspettare da una soffitta? È una soffitta.
Non capisco perché qua arriva fino a qua, qua arriva fino a qua. Cioè, che problemi ci sono? Che problemi ha? Là arriva fino a qua. Cioè, santino, mi mancano delle scale, a mio parere. Cioè, facciamolo tutto allineato sto livello qua, no? Come scale anche, dico. Quindi mettiamo le scale qua, gira. Sempre la ruota. Metti delle scale qua. O quelli sono gli slab. No, questi sono gli slab. Allora, gira. Ok. Poi. Non è tanto per fuori, perché fuori non si vedono, ma. Oddio, sapete che è la prima volta che faccio le scale in questo verso e non nell'altro. Ma non di questo episodio, proprio di tutta la mia vita. Non ho mai fatto le scale in quel verso. Non so perché, ma mi è sempre rimasto più impresso l'altro verso. Nobody knows the trouble I've seen. E alcuni sono illuminati, altri no. Sospetto più che altro per il fatto che. No, non lo voglio mettere là, però voglio metterlo accanto. Così è tipo un. Un vedo non vedo. Tipo così. Adesso vediamo poi da fuori come. Come l'aspetto, diciamo. Magari quando. Si fa notte, si vede un po' meglio. Allora, così ci sta la grande. Dietro metterei magari anche della cobblestone piena. O lascio la stone. No, togliamo la stone e mettiamo la cobblestone. Dai, che dà più il senso di. Oppure no, metto legno anche dietro. Sì, ci sta, mettiamo legno anche dietro. Una parete in legno proprio. Tipo da baita in montagna, ecco qua. Nobody knows the trouble I've seen. Qua possiamo mettere il letto, sì, mi piace. Buona idea. Adesso qua si vedrà il legno là sopra? No, non si vede. Tanto ci sarà il vetro poi qua. Vabbè, se vai qua tipo lo intravedi perché dici. C'è il legno là sopra. Facciamo così, allora, a questo punto. Boh. Così non ci crucciamo per quel problema. Allora, qua va sostituito anche questa stone con della cobblestone. Idem qua. E poi andrei a fare degli ornamenti per lo stesso edificio. Avevo visto delle cose da home decor che non sono niente male. Allora, home decor. Vediamo un attimo che cosa avevo pensato di mettere. Vabbè, innanzitutto volevo mettere un letto. E ci sta. Poi volevo mettere una panchina fuori per guardare il tramonto, il sorgere del sole, non lo so, ecco, adesso vediamo. Avevo anche una mezza idea di mettere, vabbè, una sedia ci sta, una sedia al piano di terra, al piano terra. Ah, il camino, il caminetto da mettere sopra in cima, secondo me è molto estetico, carino. Adesso bisogna vedere poi anche come viene esteticamente, perché tutti questi oggetti non li ho quasi mai fatti, quindi non so bene come sono esteticamente. Come sono, ecco, appunto, esteticamente. Volevo mettere questa lanterna fuori, ma il problema è che bisogna utilizzare la lattice lantern. E ha bisogno del power crystal, che guardate quanto cribbio costa! Un power crystal costa sta roba qua, cioè due, costa questa roba qua per fare una lanterna del cribbio. Cioè sì, ok, due power crystal mi danno due. Mi danno quattro lattice lantern che mi danno otto cose. Però, cribbio. Perché devi usare dei diamanti per fare una lanterna? Porca pupazza. Quindi questa mi sembrava più fattibile, ecco. Una oil lamp. Così una lampada d'olio. Un po' da. Baita, ecco, dispersa nel nulla. Un'altra roba carina che mi piaceva fare è mettere una libreria, perché così almeno uno legge. Magari un quadro, non lo so. Decorative painting uno. Non ce n'è uno tipo un paio. Li vedi tutti storti, non si capisce neanche che cosa hanno. Questo qua non mi pare male. Il 17. Ecco appunto un coso là e poi magari un pianoforte al piano terra. Giusto da divertirti un po' suonando il pianoforte. E un'altra cosa. Wall lamp, ma anche questo chiede quell'ambaradan là. Altra cosa che volevo fare era il.
come si chiama? Ah, il coso della birra. Così, tanto per. Quindi a sto punto ci conviene tornare a casa. Allora, rompiamo qua il. Ah, vediamo come esteticamente. Ma non sembra male alla fin fine. Se mettessimo dei. Ce l'ho adesso con gli slab. Però se mettessi tipo degli slab qua. E qua a sto punto. Degli slab di cobblestone. Giusto a fare quella mezza finestra che fa fine ma non impegna. Tipo, non così. No, non mi piace. Per il semplice fatto che essendo trasparenti, posso mettere due slob. No, non me li fa mettere. Dicio, per il fatto che sono trasparenti, rovinano tutto. Rovinano tutto nel senso che, come qua, vedete che è un po'. Boh, c'è quell'effetto strano di illuminazione. Perché per la luce sono trasparenti loro, quindi li vedi anche in modo diverso. Ecco, no, qua però ci metterei. Scusate, se mi interrompo, ma vorrei avere almeno una continuità sulle pareti. Ok, ci sta. Ok, perfetto. Allora, adesso distruggiamo questo e spostiamolo. Mettiamolo qua dietro come era l'idea espressa prima o nel video precedente, perché appunto probabilmente sarà. Allora, Polo Nord l'avevamo chiamata e il network si chiamava principale. È scritto giusto? Ok. Quindi, casa. Perfetto. Punciamo anche questo per aggiornarlo e prendiamo quello che ci interessa. Cioè, più che altro craftiamoci. Allora, abbiamo detto. Una sedia o una poltrona? No, nessuna poltrona. Oh, una poltrona. Se facciamo il caminetto, una poltrona ci sta anche. Facciamo una poltrona. Nera. Che dite? Ma sì, dai, facciamo una poltrona nera. Tre pezzi di lana e due pezzi di legno. Allora, abbiamo bisogno di tre pezzi di lana nera. Cotone ne abbiamo qua? Non lo so. Sì, forse ce n'era, è nera avanzato di cotone. Sì, infatti è la grande. Allora, tre pezzi di lana nera. Il nero come si fa già? Credo con il carbone, così, vero? Black dye, sì. Due, tre. Però aspettate, perché forse c'era l'extractor che ne dà di più, ne spa. Mixing. No. Extracting ne dà due, sì. L'hanno depotenziato per il fatto che prima era troppo. Però ho bisogno dell'extractor che per ora non ho, e quindi bisognerà farlo poi in futuro. Allora, non ne ho fatti 4, non so perché. Ah, 1, 2, 3 ed è così e così, vero? Ok, me ne dà anche due. Vediamo come sono queste poltroncine. Oh, dai, è carina alla fin fine. Ci si può sedere sopra per caso? C'è una qualche animazione o è solo estetica? No, è solo estetica. Ci posso salire in piedi sopra, ma. Niente. Allora, detto questo, la poltrona. Era sulla home decor. Allora, la poltroncina. La panca esterna che si fa con il legno wooden shutter. Ok, con gli stick in verticale. Quindi allora, facciamoci un po' di stick visto che tanto di legno ce n'è avanzato. Allora 4. Poi voleva degli slab così. Dei legni così e degli shutter sopra. No? No, ho sbagliato qualcosa. Ah no, ce n'è un buco vuoto qua sotto. No? Ah no, quelli li vuole per forza di legno. Oakwood. Che tra l'altro non è neanche qua con me. Quindi devo andare a prendere dell'oakwood sperando che ce ne sia qua. Qua ce n'è?
No, dobbiamo andare a raccogliere dell'Oakwood. Dell'Oakwood subito. Ok, allora. Dove è andato? Qua. Allora. 1, 2, 3. Boh. Lui. 1, 2. Oh. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Ok, ecco la nostra panchina allora. Andiamo a mettere qua nel secondo zaino quello che ci interessa. Allora, una poltrona, una panchina, un letto, che a questo punto potremmo fare abbinato nero, no? Visto che abbiamo il nero. Allora, per fare il letto nero abbiamo bisogno di 3 pezzi di lana di sicuro. Quanti neri non mi ricordo, però adesso andiamo subito a guardare. Letto nero. Due neri e uno bianco, quindi abbiamo bisogno di un'altra cosa di nero. Due neri e uno bianco. Ok. E poi com'è che sono messi? Ho bianco, nero, nero, stick, stick, legno, 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 legno. Stick, stick, bianco, nero, nero. Non è lui? Sì che è lui. Ah no, questo è Dark Grey. Come lo faccio il Dark Grey? Ma non mi dire. Con il black e con il grey. Ma io adesso ce l'ho messo. L'ho colorata la lana. Sì, cosa vuol dire che l'ho colorata? Ah, Dark Grey. Beh, allora facciamocelo verde, guardate a questo punto. Tanto questo si fa con il cactus, no? Non si fa più con il cactus. Perché Dark Grey, Dark Green. Oh santi nomi, questo è il green normale. Non c'è uno base, tipo giallo è con il giallo normale, yellow. Ok. Facciamoci un letto giallo e buonanotte al secchio, allora. Datemi del giallo, subito. Ok. Del giallo, ecco qua. Due giallo. Allora, dammi del giallo. Qua togli sta roba qua. Sta lana, buttiamola un attimo per terra. Anche questo. Questo lo mettiamo qua. No, questo giallo mi serve. Uno e due giallo. Quindi, allora. Un due, un due, un due, un due. Ok. Coloriamo di giallo. E facciamo un letto giallo. Visto che se no bisogna perderci le ere geologiche. Ok, e il letto giallo c'è. Perfetto. Abbiamo anche il letto da mettere in soffitta. Poi, cosa volevamo fare? Volevamo fare lo spillatore di birra. E se... No, buonanotte. Lo spillatore di birra sarà per un'altra volta. Passiamo al punto successivo. Una sedia. Prendiamo una sedia nera. Questa con il black wool. Ok. E una sedia invece come la fa? Ok. Quindi dobbiamo fare degli stecchetti di nuovo. 1, 1, 2 e... aspetta, togli quello più che altro, così almeno ce ne liberiamo. E 1, 2, così, vero? Sì, kitchen chair. E ne faccio una nera. L'altra la butto via un attimo, aspetta. Ok, allora, quello che mi avanza lo metto qua. Scusate un attimo, almeno facciamo un po' di pulizia. Ok. Una sedia. Il caminetto ha bisogno di 6 di clay cut. E ne ho giusti 12. Quindi fa 1. Ok, perfetto. Il caminetto, abbiamo anche il caminetto. Andiamo a piazzare il caminetto. Allora, adesso poi qua c'è l'attaccapanni. Qual è più comodo dei due attaccapanni? Questo forse. Però questo occupa molto più spazio. Questo da parete mi sembra più comodo. Questo da parete. Quindi facciamo 3 stecchetti. Allora, prendiamo 1, 2, 3 stecchetti. E ci fa 3 curtain rod. E un curtain rod con 2 stecchetti ci dà l'attaccapanni. Perfetto, allora abbiamo anche l'attaccapanni. Allora, attaccapanni qua, gli stecchetti curtain rod li mettiamo là. Poi, cosa c'era bisogno di altro? Allora, la macchina del caffè non ci interessa, almeno non per ora.
Una scrivania, non per ora. La poltrona comunque ci sta, perché se per caso volevamo leggere appunto il libro non aveva senso avere, non avere la poltrona. Ah, la lanterna qua abbiamo. Un cotone ce l'abbiamo, due di ferro, una bottiglia vuota e un estratto di olio. Allora, un estratto di olio credo che non ne abbiamo dietro con noi, no? Bisogna andare a prendere delle foglie.